Si scaldano i motori per la quinta edizione dei Diversity Media Awards. L'iniziativa ideata da Diversity, no profit fondata e presieduta da Francesca Vecchioni, che premia i personaggi e i contenuti mediali che valorizzano i temi della diversità nell'informazione e nell'intrattenimento. I premi saranno consegnati il 29 novembre 2020 nel corso di una serata evento trasmessa in streaming sui canali digitali di Diversity e sui siti dei principali broadcaster e editori italiani. Fino al 3 novembre sarà possibile votare online per eleggere i vincitori e le vincitrici dell'evento su diversitymediaawards.com. Tra i candidati Gali, Muriel e il film Mio fratello rincorre i dinosauri. Tiziano Ferro non vuole avere più segreti con i suoi fan e a poche settimane dall'uscita del suo documentario per Amazon Original si racconta senza filtri a 7, il settimanale del Corriere della Sera, nel numero in edicola da oggi. In un articolo scritto di suo pugno, il cantautore svela per la prima volta di essere stato un alcolista e di aver anche desiderato la morte. L'articolo anticipa uno dei temi di Ferro, il documentario disponibile su Amazon Prime Video in Italia e in oltre 240 paesi dal 6 novembre prossimo. MTV svela i primi nomi delle star che saliranno sul palco degli MTV EMA 2020. Tra i performer Sam Smith, Maluma, Doja Cat, Youngblood e Zara Larsson. Artisti di grande fama pronti ad esibirsi nello show musicale tra i più seguiti a livello mondiale, previsto per domenica 8 novembre. In Italia sarà trasmesso su MTV, canale Sky 130 e streaming su Now TV. Lo show verrà girato in diversi luoghi in giro per il mondo. I fan potranno votare i loro artisti preferiti fino alle 11.59 del 2 novembre su mtvema.com. Sony Pictures ha rilasciato il primo trailer di Monster Hunter, pellicola fantasy ispirata all'omonima serie di videogiochi, al cinema dal 3 dicembre. Diretto da Paul Anderson, il film segue la storia di una squadra speciale catapultata in un mondo nuovo, popolato da pericolosi e potenti mostri che dominano il loro territorio, con ferocia mortale. Nel suo disperato tentativo di tornare a casa, il coraggioso tenente Artemis, interpretato da Mila Jovovich, incontra un misterioso cacciatore, interpretato da Tony J.A., le cui abilità uniche gli hanno permesso di sopravvivere in questa terra ostile. Nel cast anche Megan Good, Diego Boneta e Ron Perlman. Il sogno di un mondo più green e il senso di responsabilità per la salvaguardia del nostro pianeta sono i temi al centro della terza stagione di Jumps, la serie di Simona Ercolani coprodotta da Rai Ragazzi e Stand By Me. I nuovi episodi andranno in onda a partire dal 19 ottobre, dal lunedì al venerdì alle 20.40 su Rai Gulp e in anteprima su Rai Play da oggi con le prime 5 puntate. Nel cast è riconfermata la giovane cantautrice Martina Attili e il rapper Biondo in qualità di guest star. Dopo aver affrontato nelle prime due stagioni il tema delle molestie su minori, quello del bullismo e del cyberbullismo, Jumps torna con 20 episodi inediti dedicati all'ecologia, tema d'attualità fortemente connesso con le nuove generazioni.